È stato pubblicato in Campidoglio l'elenco delle 40 botteghe storiche che riceveranno contributi per un totale di 300.000 euro da dividersi sulla base di alcune caratteristiche. Io mi trovo in piazza del Foro Traiano, dove c'è una di queste botteghe storiche, e proverò a chiedere cosa ne faranno di questi soldi. Pagherebbero molti, molti di più, anche perché qui siamo nella periferia storica del centro di Roma. È un, come vede, è un parcheggio pubblico, la strada è chiusa da 11 anni, è inutile che io le dica quanto pago qui perché lei mi direbbe che io sono un cretino. Un'altra delle botteghe storiche si trova qui in via dei Condotti 86 ed eccoci qui all'antico caffè greco. Forse 300.000 euro sarebbero sufficienti a consentire che una piccola bottega storica rimanga aperta per qualche anno, no? Ma una sola. Il problema più grosso è quello di pagare gli affitti, che nel centro storico sono chiaramente diventati molto, molto elevati. Quindi forse bisognerebbe intervenire con delle misure, delle agevolazioni di carattere fiscale a favore dei proprietari che consentono, diciamo, il mantenimento dell'attività storica negli immobili di loro proprietà. L'amministratore dell'antico caffè greco mi ha anche spiegato che nel loro caso la graduatoria è sbagliata, in quanto non sono stati calcolati gli arredi storici e quindi il punteggio è più basso rispetto a quello che dovrebbe essere. E su via di Largo Argentina sto per entrare nel regno del frullato da Pascucci. Siamo molto emozionati per questa notizia perché siamo veramente un negozio storico, utilissimi, specialmente in questo periodo che siamo oppressi da tante spese. Poi sono fatto una bella strada qui in via di Torre Argentina, per cui cerchiamo di abbellire e di dare un servizio migliore anche al cliente. Beh, c'è anche chi è contento, no? Pochi ma buoni ma spesso.